Ma c'è stasera su Sky? Donna su sto piano? Vabbè. Ah, capito, bello, 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 bello. Poi, ma cazzo, del 90? No, non si guarda più. Non se ne può più. Ah, De Sica, De Sica, se ti vedessi tuo babbo. Mmm, questo greggio, male, male, male. Non mi piace per niente. Anzi, di Natale, basta, avete fatto proprio il vostro tempo. Cronache di Narnia, Chicago, vincitore degli Oscar. Special Gear, un po' musical. L'esorcista. Non ho voglia di paura. Pulp Fiction. Il grande Tarantino. Buono, buono, buono. Ah, la Polverini. Il nostro rammarico di avere un'altra donna al presidente della Regione Lazio, la Bonino, se 2 anni fa si convincevano del PD ben bene, adesso era diverso. Pazienza, pazienza. Che è il telefono? Mi fa andare un po' a vedere? No. Oh, se sta fermo, Chi è il telefono? Vediamo un po'. Oh, Tim. Pronto, Giorgio. Dimmi, Giacomo. Dove sei? A casa. Guardo Lerner. Cosa fai? Esci? Va bene, un secondo, arrivo subito. Dove sei? Guarda, ti aspetto qui ai giardini. Arrivo allora, un secondo, guardo Lerner e arrivo. Ciao. Ciao. Giacomo. Oh, eccoti. Ciao, Giorgio. Oh, vogliamo parlare di cinema? Eh sì, dai, cosa hai visto di bello? Ah, tanti film. È stata la stagione con Batman, il migliore, indubbiamente. Bel film. La trilogia si conclude degnamente. Il regista Christopher Nolan, uno dei migliori degli ultimi 10 anni. Tutti i suoi film, tutti molto belli. Alcuni dicono un po' destrorso questo Batman. Un pochino, ma va bene. Però sembra un bel film, sembra una bella azione, un nemico molto impegnativo, parla poco, mina parecchio. Che tuo man, bella, brava, è alto, mi è piaciuta parecchio. Poi ho visto Born Legacy, un po' perso. Il Matt Damon era indubbiamente migliore, anche il regista un po' cambiato, la saga ha perso. Brave della Pixar. Intendiamoci, un bel film ma molto convenzionale, non ha la stessa poesia né di Up né di Wall-E e di altri di Toy Story. Film fatto tecnicamente perfetto ma convenzionale, non bellissimo. Ai film italiani è stato Il figlio, di bel film, ma però niente di che. Anche La bella addormentata, un tema impegnativo sul caso Englaro, un bel cast italiano, un regista, bei film comunque. Film d'illusione dell'inizio stagione, sicuramente Prometheus, un film atteso 5 mesi, tutto il mondo è uscito a maggio, da noi sinceramente potete aspettare anche un po' di più perché avete un gran pacco, film di fantascienza, si sa che storia è, trovano un disegno, un graffito, si parte per l'astronave, la ricerca delle origini, Ridley Scott, si poteva veramente anche non farlo questo film, insignificante.